Stare accanto a quanti operano quotidianamente a difesa del valore della legalità e della democrazia, promuovendo progetti concreti di intervento e di crescita sana nei territori. La Carovana Internazionale Antimafia del 2015 ha fatto tappa a Trani per far crescere il dibattito intorno ai temi collegati alle periferie e alla volontà di occupare tutti gli spazi per far diminuire il disagio sociale. Raccontare quello che accade in negativo, cioè per raccontare il disagio, il degrado, ma anche per raccontare quello che poi sono le forme di riscatto. La Carovana in questa edizione vuole proprio mettere, rimarcare, cioè le cose che funzionano, e crediamo che molte volte le cose che funzionano partano proprio dalle periferie. Dall'esame del problema alle buone prassi messe in campo dai singoli cittadini e da reti di associazioni che si battono per contrastare ogni giorno fenomeni mafiosi ed illegali, spesso sono proprio le periferie i luoghi dove maggiore è l'insorgenza e il dispiegarsi di fenomeni di marginalità, sfruttamento, abbandono, criminalità ed illegalità. Prendendosi il territorio, provando a riempirlo di contenuti, molto spesso le periferie sono abbandonate e naturalmente se sono spazi vuoti qualcuno li occupa. Noi dobbiamo fare in modo che le occupino le persone per bene. La gente che vuole vivere tranquillamente e non le organizzazioni criminali con attività criminali. Legalità e periferie dal disagio sociale e l'emancipazione, è stato questo il tema della tappa fatta a Trani dalla Carovana Antimafia, alla presenza di Antonella Morga, la segretaria della CGIL Puglia, di Emilio Di Conza, segretario della CISL Abate Foggia, Vincenzo Posa, segretario generale di UIL Bat, Amedeo Bottaro, il sindaco di Trani, Alessandro Cobianchi di Libera Puglia, Carmine Doronzo dell'Arci Puglia e Francesco Messina, giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani. Le periferie possono diventare un luogo in qualche modo scevro da queste situazioni negative e possono consentire una libertà di pensiero, una operatività, un riscontro anche al proprio lavoro che da altre parti magari non possiamo trovare. Per cui la periferia può diventare un'occasione di riflessione critica della realtà che ciascuno vive. Naturalmente tutto quanto questo lo si realizza solo attraverso quello che manca maggiormente in questo momento della storia, direi, italiana, e cioè la presa d'atto che l'assunzione di responsabilità e il senso critico di ogni cittadino deve essere ciò che lo caratterizza come dignità e come cultura.